Ciao a tutti, domani inizieranno i mondiali di calcio qui in Russia, mondiali di calcio dei quali io parlerò ben poco perché già da diversi anni non seguo più il calcio e quindi lascerò fare ad altri i commenti calcistici. Mi interessa però fare una previsione sui mondiali di calcio che durante le prossime settimane ho il timore che potrebbero verificarsi degli episodi molto spiacevoli a livello internazionale, molto spiacevoli per la Russia, perché mi sembra, e questo è anche confermato anche da altri analisti, insomma, che tendenzialmente quando ci sono questi grandi eventi, mondiali, olimpiadi, altre cose, i paesi nemici della Russia approfittino per fare qualche scherzetto, qualche giochetto, sapendo che, o confidando nel fatto che la Russia non reagirà per non rovinarsi l'immagine durante questi eventi. Tradizionalmente è stata così e tradizionalmente però anche poi alla fine di questi eventi la Russia in genere reagisce, ricordiamoci l'annessione della Crimea, può anche essere che si tratti di coincidenze temporali, si sa. Però, ecco, il video era per dirvi che secondo me qualcosa potrebbe succedere, penso all'Ucraina, penso alla Siria, ma potrebbe succedere in molti altri paesi, potrebbero esserci altri scandali, quello delle Skripal, alcune vittime illustri, cose del genere. Ecco. Attenti perché secondo me potrebbero esserci alcune montature e i media giocheranno molto su questo. Spero di sbagliarmi, speriamo che vada tutto bene, che non succeda niente. E godiamoci i mondiali per chi li guarda. Ciao.